Bentrovati con una nuova puntata di Voci di Estra. Gli uomini e le donne del grande gruppo Estra che si raccontano la loro attività, raccontano le sfide di futuro che portano avanti. La puntata di oggi è particolarmente importante e delicata. Parleremo di educazione ambientale per le scuole, il viaggio insieme ad Estra alla scoperta degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per la sostenibilità. E lo faremo con Giuseppe Rubechi, responsabile sostenibilità del gruppo Estra. Benvenuto Giuseppe. Grazie, buonasera. Con Carmen Sessa, responsabile scuola e formazione di Stralegut. Benvenuta. Buongiorno. Ed è collegata con noi Angela Mencarelli, CEO dell'agenzia La Fabbrica, leader nella realizzazione di progetti di comunicazione e divulgazione destinati al mondo giovanile. Benvenuta Angela con noi. Grazie, buonasera a tutti. Allora, prima di addentrarci in questo tema, io volevo ringraziare tutte le persone, sono tantissime, che hanno visto, ricondiviso tutte le puntate precedenti. Questo ci fa veramente molto piacere, è un racconto questo diretto, come dicevo in apertura, sui tanti temi, sulle tante sfide che il gruppo porta avanti, e lo raccontiamo direttamente insieme a chi questo lavoro ogni giorno insieme va a costruirlo. Dicevo, il tema di oggi è importante, fondamentale: l'educazione allo sviluppo, alla sostenibilità, un requisito fondamentale per rendere i cittadini consapevoli della complessità, della fragilità del contesto ambientale in cui viviamo. Lo sviluppo sostenibile va spiegato innanzitutto ai bambini, sottolineando che questo concetto riguarda tutto ciò che possiamo fare per proteggere e salvaguardare il nostro pianeta. Questo è un tema caro a Estra da tanto, e mi fa piacere che questa puntata sia concentrata proprio su questa sfida, perché è una sfida che appunto il gruppo con grande dedizione ha portato avanti, soprattutto concentrandosi sui più piccoli. Allora io inizierei proprio da questo aspetto, insieme a Giuseppe Rubechi, da Energicamente, passando per ROAR, scuole viaggianti. Mi vengono in mente anche un sacco di ricordi, di progetti che abbiamo condiviso insieme al vostro ufficio comunicazione. Da sempre Estra ha cercato di dare il suo contributo, il suo impegno per educare alla salvaguardia dell'ambiente e all'uso consapevole dell'energia, adesso ovviamente in linea con gli obiettivi, lo sviluppo sostenibile, Agenda 2030, quindi un tema che vi è caro da sempre, Giuseppe. Sì, direi un tema che fa parte del nostro DNA. Estra è un'azienda che ha una radice pubblica che viene fuori dai nostri territori, una radice fortemente votata a, come dire, considerare il bene pubblico prima del profitto. E quindi proprio da questo concetto, dalla nostra radice, dal nostro DNA, vengono fuori, sono venuti fuori nei più di 10 anni di storia di Estra tanti importanti progetti che hanno avuto scopi innanzitutto divulgativi e di formazione, progetti dedicati ai più piccoli, ma non solo, anche ai più grandi. Attualmente con i nostri progetti in campo abbiamo qui Carmen Sessa con Stralegut, Scuole Viaggianti, che si occupa appunto di diffusione della cultura della sostenibilità dalle scuole d'infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado, e poi in collegamento La Fabbrica, che invece insieme ad Estra così offre un PCTO per le scuole superiori di sensibilizzazione verso le nuove professioni legate alle tematiche ambientali. Quindi cerchiamo di coprire un po' tutto il mondo dell'educazione, e mi si consenta di divagare un pochino, così reclamando per Estra anche un ruolo di traino, di leader. Verissimo. Con il proprio presidente nella Fondazione ITS Energia e Ambiente, che guidiamo attraverso Francesco Macri, e che abbiamo, con la quale abbiamo l'onore di curare anche la formazione, come dire, post-diploma di ragazzi, sempre per quelle che sono le tematiche legate al mondo dell'energia. Vado da Carmen Sessa. È molto affascinante, Carmen, come te insieme al tuo gruppo declinate il vostro lavoro, quello di educatori ambientali, una figura professionale innanzitutto che ha il compito appunto di educare, ma soprattutto di sensibilizzare le nuove generazioni. A Stralegut lo fate con tradizione e innovazione insieme, andate a mixare il teatro con il mondo del digitale. Ci racconti un po' come vengono gestiti questi progetti educativi?
Sì, Straligut da diversi anni si occupa di educazione alla sostenibilità e cerca di farlo appunto sempre in maniera innovativa, cercando di coinvolgere gli studenti. In questi anni l'educazione alla sostenibilità è tanto cresciuta, si è tanto sviluppata, proprio insieme alla scuola, quindi oggi parlare di educazione alla sostenibilità significa anche conoscere come è cambiato il mondo della didattica, utilizzare e comprendere le metodologie didattiche innovative che oggi la scuola sperimenta ogni giorno e far diventare il digitale un alleato nella diffusione delle buone pratiche, di tutti quei concetti a volte anche complessi da trasferire specialmente ai più piccolini. E in questo Straligut ci aiuta la componente teatrale. E in questo Estra ci ha creduto, era una piccola sfida, quella di combinare educazione alla sostenibilità e teatro, e abbiamo visto che funziona, perché c'è quella componente di esperienza, di curiosità, di empatia che secondo noi di Straligut e secondo anche Estra può fare la differenza. Mentre prima Giuseppe Rubecchi ripassava in rassegna i tanti eventi che in questi anni Estra ha dedicato al mondo dei bambini, dei ragazzi, alla sensibilizzazione a questi temi, come dicevo, si riaccendevano tanti ricordi, perché assolutamente è vero che Estra ha avuto nel suo DNA questa attenzione, questo impegno. C'è un progetto che si è chiuso recentemente, Giuseppe, su cui vorrei un po' una tua disamina. Si parla di scuole viaggianti, questo è il suo nome, scuole d'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, 5 regioni, quindi un coinvolgimento trasversale importante, oltre 23.000 studenti, più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti. Si è chiuso, come dicevo, recentemente con la programmazione delle scuole vincitrici. È stato un progetto che ha dato grandissimi risultati. Quali sono stati i punti di forza e i gol raggiunti, Giuseppe? Beh, innanzitutto, come ricordava Carmen Sessa, i punti di forza sono legati, diciamo, alla visione olistica di questo progetto. Abbiamo deciso insieme di utilizzare comunicazione multicanale, di utilizzare il teatro, di utilizzare appunto le possibilità che oggi Internet, la rete ci offre per mettere insieme, unire, far condividere a studenti, ma anche docenti, dirigenti, il personale di Estra, esperienze importanti. Siamo profondamente convinti che l'educazione all'ambiente, l'educazione alla sostenibilità non si debba rinchiudere solamente nei documenti delle Nazioni Unite, ma debba essere portata lì dove ce n'è veramente bisogno. E il bisogno primario lo abbiamo assolutamente individuato negli studenti più piccoli. Siamo consapevoli che una vera cultura della sostenibilità è quello che poi il main goal di Scuole Viaggianti portare la cultura della sostenibilità, e avere questa vera cultura è un investimento per il futuro. Le giovani generazioni domani saranno consumatori attenti, un domani i ragazzi di oggi sapranno ancor più valorizzare tutta una serie di investimenti che Estra sta facendo su di loro e sulla loro formazione, appunto per avere un mondo veramente migliore. Estra ha abbracciato questa sfida legata alla sensibilizzazione, alla formazione, a tantissimi bambini, ma anche a tanti ragazzi, quindi diciamo a persone già più consapevoli, ma altrettanto bisognose di una visione, con un approccio, con un certo modo di porre le questioni per far riflettere ovviamente anche ragazzi più grandi. Allora voglio coinvolgere su questo punto Angela Mencarelli, CEO della Fabbrica, una realtà che ha una lunghissima esperienza nei progetti educativi, con una grande appunto esperienza di divulgazione e didattica. La transizione energetica che fa scuola. Questo è il progetto di alternanza scuola-lavoro promosso da Estra in partnership con ITS Energia e Ambiente di Colle Valdelsa, che nominava anche prima Giuseppe, in collaborazione appunto con la Fabbrica, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Di cosa si tratta esattamente, Angela?
PCTO, quindi un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, quindi l'alternanza scuola-lavoro si chiama così oggi. Comunque che si chiami PCTO o alternanza, si tratta di strumenti orientativi molto efficaci. Di fatto è un corso fruibile online su una piattaforma di orientamento scolastica creata proprio dalla fabbrica e dedicata agli studenti in uscita, quindi delle scuole secondarie di secondo grado, come dicevi appunto, di tutta Italia. Al centro del percorso, come suggerisce il titolo, c'è la transizione energetica, che è un tema centrale per le prospettive future dei ragazzi e delle ragazze. Il percorso affronta la transizione energetica in particolar modo dal punto di vista dell'orientamento e delle opportunità di studio e di lavoro per i giovani che dopo il diploma si troveranno a dover fare delle scelte. Ovviamente c'è un focus quindi sul mondo del lavoro nel settore dell'energia in particolare, e parliamo di competenze, di percorsi di formazione e di professioni, tra cui l'energy manager, il manager della sostenibilità, esperti in efficienza energetica, progettisti di impianti per la produzione di energia rinnovabile e tanti altri. Si articola in moduli attraverso cui raccontiamo in maniera interattiva, in maniera ingaggiante, lo sviluppo sostenibile, l'agenda 2030, i fonti e i vettori di energia all'interno dello scenario energetico attuale italiano, ma anche a livello globale, la CO2, le pratiche migliori per il suo superamento, l'economia circolare. Sono in tutto 5 moduli che certificano 40 ore agli studenti, alle studentesse. Un percorso che ha avuto un grande riscontro, perché in 2 anni abbiamo coinvolto oltre 3.000 studenti e oltre 100 scuole su tutto il territorio nazionale. Per il prossimo anno siamo già al lavoro con l'ITS, appunto Energia Ambiente, per una nuova edizione che sarà in qualche modo ancora più attenta alle carriere e ai percorsi di formazione. Infatti il percorso online sarà integrato con degli incontri che si svolgeranno direttamente nelle scuole, e l'obiettivo di questi incontri è quello di mettere in contatto gli studenti delle scuole superiori con la realtà dell'ITS, quindi del mondo del lavoro. E questo avverrà in particolare attraverso delle testimonianze dirette di giovani diplomati presso l'ITS che hanno poi intrapreso una carriera nel settore dell'energia. Grazie Angela per la tua testimonianza, rimani collegata con noi. Quindi una grande sinergia su tutti i fronti, Giuseppe. Assolutamente, per essere molto importante, come dire, far figurare ai ragazzi che esistono delle professioni legate all'energia, all'ambiente, alla sostenibilità che loro ancora non conoscono, un po' perché culturalmente in Italia si parla da troppo poco tempo di sostenibilità e un po' forse perché, diciamo, anche il nostro retaggio culturale vuol vedere sempre i figli legati a delle professioni, no? Che si credono prestigiose. Invece questo PCTO vuole rappresentare appunto delle opportunità concrete, lavorative per i nostri giovani che si possono, come dire, carpire e cogliere già a termine del ciclo superiore di studi. C'è un aspetto molto importante, molto delicato, quello dell'approccio pedagogico, che rappresenta un fulcro fondamentale per contribuire a formare una coscienza ecologica. La dimensione emozionale, torno da Carmen. Sì, noi abbiamo da sempre come Straligut utilizzato un concetto per partire nelle nostre progettazioni, e si protegge ciò che si ama. E quindi a nostro avviso è importante lavorare sugli approcci, sulle metodologie, ma non dimenticare mai
l'aspetto empatico, pedagogico, e contribuiamo a creare i cittadini del futuro. Quindi per questo motivo è importante per Stralingut e anche per Estra, che ci coinvolge nei suoi progetti, fare di tutto per creare questa sinergia tra gli aspetti più scientifici, quindi attenzione alle informazioni e ai cambiamenti che ci sono ogni giorno nel nostro pianeta, ma allo stesso tempo riscoprire il valore dell'immedesimarsi, del dialogo, del comprendere l'altro, dell'aprirsi. Ecco, questo attraverso in particolare il teatro vediamo che funziona molto bene, e inoltre ci permette di coinvolgere non solo gli alunni, studenti delle scuole, ma anche le famiglie che vengono spesso coinvolte negli spettacoli, nelle attività teatrali che vengono proposte, e ci dimostra che è possibile trasferire questo amore verso il pianeta, facendo attenzione appunto alla parte scientifica, perché è importante avere dei dati a sostegno, però dall'altra parte saperlo spiegare, saperlo comunicare. Vediamo intanto delle immagini bellissime, con tanti bambini coinvolti nei progetti. Allora, voglio tornare da Angela, perché andiamo un po' al punto della questione. Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura. Questa è la definizione ufficiale di sviluppo sostenibile. Chiedo allora ad Angela: quanto può incidere l'educazione, l'orientamento, come strumento di trasformazione per costruire una società più inclusiva e più resiliente? Allora, l'educazione e l'orientamento incidono tanto, possono incidere tanto, perché grazie alle competenze acquisite a scuola con percorsi come quelli di cui abbiamo parlato fin qui, appunto si pongono le basi per diventare dei cittadini attivi. Il concetto di cittadinanza è complesso ma fondamentale e affascinante. Che cos'è la cittadinanza? La cittadinanza è un insieme di competenze trasversali: imparare, progettare, comunicare, collaborare, interpretare le informazioni, e sono tutte competenze che, unite a quelle disciplinari, quindi da quelle umanistiche a quelle scientifiche, sono necessarie per comprendere tutte quelle che sono le grandi trasformazioni in atto, le trasformazioni economiche, tecnologiche, scientifiche. E perché i nostri studenti e le nostre studentesse diventino cittadini e cittadine attivi, devono comprendere queste trasformazioni in atto e devono possedere tutte quelle competenze e quei saperi che servono per entrare nel merito. Se non si entra nel merito, se non si approfondisce, di fatto si diventa poi solo degli spettatori, degli ascoltatori passivi di quelli che possono essere magari il parere degli esperti, e non si ha la possibilità quindi di sviluppare un proprio punto di vista, una propria opinione. E per essere quindi cittadini attivi, la sostenibilità deve essere un valore proprio da incarnare, quindi non un sistema di azioni, di nozioni da apprendere. E in questo senso servono delle competenze di pensiero sistemico, pensiero critico, capacità di inquadrare i problemi anche per valutare opzioni alternative possibili e quindi prendere decisioni. Il futuro poi deve essere percepito come un qualcosa di plasmabile collettivamente, perché serve creatività, adattabilità, serve un pensiero esplorativo e una capacità proprio di immaginare dei futuri alternativi. Infine, gli studenti e le studentesse devono sapersi anche orientare nel sistema politico. Che significa? Significa agire per il cambiamento, quindi sia a livello individuale sia a livello collettivo. Quindi devono diventare agenti di cambiamento, prendere parte alle decisioni, tutte quelle decisioni che possono potenzialmente influire sul loro futuro. Queste sono tutte
competenze da sviluppare suggerite anche nel Green Comp. Il Green Comp è il quadro europeo in materia proprio di sostenibilità che è stato sviluppato nell'ambito del Green Deal, e sono tutte competenze che le scuole sviluppano all'interno dei programmi di educazione civica e nei percorsi di orientamento, esattamente come facciamo con Estra. E tornando proprio ad Estra, torno da Giuseppe Rubecchi, abbiamo parlato dell'Agenda ONU 2030, delle linee guida per l'educazione civica del Ministero dell'Istruzione, questi sono i riferimenti su cui vi state muovendo. Nella tua visione, nella tua esperienza, quali saranno i percorsi che andrete a intraprendere nel futuro? Beh, sicuramente le esperienze qui riportate della fabbrica di Stralicut, come dire, ci indicano una strada maestra, che è quella di proseguire in delle collaborazioni che si sono rivelate nei numeri, nei fatti, assolutamente fruttuose. E per proseguire in questa strada, ecco, sì, sicuramente l'Agenda 2030 è una stella polare, una guida assoluta. Quello che posso dire per conto di Estra è che sicuramente il gruppo Estra, come dire, non mancherà di continuare a porre la propria attenzione, la propria cura, il proprio amore e a ridistribuire quella ricchezza ai propri territori e alle proprie comunità di riferimento, e continueremo a farlo con i nostri progetti educational, con i nostri progetti di responsabilità sociale di impresa, e quindi le nostre comunità possono stare sicure, ci vedranno ancora impegnati nelle scuole, ci vedranno ancora impegnati tra i ragazzi. E questo è un bellissimo messaggio che porterà tante azioni propositive importanti per aiutare la coscienza dei giovanissimi su questo tema su cui ci giochiamo il futuro ovviamente del pianeta. Allora, si chiude qui questa puntata di Voci di Estra. Io ringrazio Giuseppe Rubecchi, Carmen Sessa, Angela Mencarelli, grazie ovviamente a tutto lo staff della comunicazione del gruppo, un saluto particolare a Giovanna Poma e a tutto lo staff tecnico che ci ha seguito in questa realizzazione. Vi ricordo che potete rivedere tutte le puntate di Voci di Estra all'interno del sito, dei social del gruppo, nell'apposita sezione Voci di Estra all'interno della web TV di Canale 3 Toscana. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.